Quelli che abbiamo ascoltato sono i Bolivar, prima con Impressioni di settembre e adesso con Oltre ogni ragionevole. Fabri, iniziamo da te o andiamo da Frankie? Che lo vedo carico. Non vorrei litigare con Re Leone qua, però a me ribadisco il mi piace. Il like? Hai messo il like su Facebook? Ok. Anche a me piace questo pezzo, mi piace come lo seguono, mi piace come lo interpretano. A me questo pezzo piace, è quello che mi ha convinto più di tutto quello che avete fatto finora. Comunque direi che è un ottimo punto. Laura, a me ha convinto questo e quello prima, perché era pop, era vostro, però era difficilissimo. Beh, quindi sono tutti. E qui abbiamo avuto anche paura. E qui abbiamo avuto anche paura. No, ma no, nella caduta. Io sì, io ho avuto paura. Ho detto no. Cosa è successo? Ronny, di qualcosa. Ronny, ora ti chiediamo Ronny di questa scena. Direi che però siamo arrivati in conclusione di questa seconda parte della nona puntata di Bonus Track. Ci vediamo tra pochissimo, perché nella terza parte ci sarà una, credo, un'accesa discussione. Oppure no? A tra poco. E siamo alla terza parte di questa nona puntata di Bonus Track. Come vedete, alla mia sinistra i Bolivar, alla mia destra i Remida. Cari giudici, da chi vogliamo iniziare? Allora, direi andiamo in ordine di esibizione. Quindi, Frankie, che faccio? Io un piccolo riassunto? Vuoi fare il riassunto? Lo racconto? Punti critici per i Remida non ne ho. Dai, siete Vado troppo fare un buoni. Po' di complimenti, sì, sì. E sia oggi per detto che eravate più cattivi. Capito? Vi avevo presentato così. Frankie, nessun punto critico? No. L'esibizione? No. Tutto bene. Mi ha colpito moltissimo l'arrangiamento della cover. Secondo me si sono presi in giro sufficientemente bene. Sono riusciti a divertirci, credo tutti quanti. Insomma, a me sì. Hanno fatto una cosa che insomma ha colpito, almeno a me. Anche il loro pezzo inedito è stato bello, forse non so se l'avete ritoccato da quando vi abbiamo redarguito, c'entro anche lì. Ah, abbiamo proprio fatto una scelta in funzione a quello che ci avevate detto. Ruffiani. Quindi fa parte del gioco. Siamo un po' paraculo su quel. Oddio, no, ma si può dire. Abbiamo detto di peso, vai tranquillo. E quindi no, abbiamo scelto proprio un qualcosa in base alle richieste appunto fatte. Bene, fa parte bene. Del gioco. Anche perché mi intrometto, loro avevano portato l'altra volta nella prima fase, nella prima puntata, il pezzo che ci avevano inviato per essere selezionati. Stavolta invece si hanno provato con un'altra canzone, con Momenti, mentre i nostri Bolivar hanno fatto la cosa opposta, contraria, proprio su vostro consiglio. Frankie, siamo stati da Remida, facciamo un passaggio anche dai Bolivar. Sì, io confermo che il pezzo, che il loro inedito di stasera, a me piace molto, perché quantomeno è personale. Cioè, è una roba vostra, non è riconducibile ad altri, almeno per me. Il tema è molto interessante, il tema del vostro pezzo. Lo suonate bene, lo interpretate bene, ma anche lì ci sarebbe tante cose da dire, da limare, da rendere più vostro. In parte ce l'avete fatta, in parte no. Però quello che mi trasmettete con il vostro... Come si chiama? Scusa, me lo dici... Oltre ogni ragionevole, mi piace, mi arriva, ma quello che mi trasmettete con questo pezzo non siete riusciti a rifarlo con né con le due cover, neanche con l'inedito dell'altra volta. Mi dispiace, però vi faccio rinnovo i complimenti per Oltre ogni ragionevole. Quindi non so cosa posso, potrei consigliarvi. Posso dire qualcosa io? Devi, certo che sì, devi. Ok, prima hai detto che abbiamo voluto strafare. Molto semplicemente, noi non avremmo mai potuto riproporre il brano per quello che è, perché non è nel nostro stile, non saremmo stati credibili. Il nostro non era uno strafare, era riproporlo in quello che è il nostro stile. Se avete ascoltato anche il brano Oltre ogni ragionevole, siamo molto esplosivi, molto carichi. Diciamo che questo brano abbiamo voluto renderlo
più energico di quello che ci è apparso a noi all'ascolto. Poi la musica è soggettiva, quindi può piacere o non può piacere. Noi siamo abbastanza soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto, perlomeno è un pezzo che adesso sentiamo nostro, e questo per noi era la cosa più importante. No, va bene, bravi, però rimane il fatto che sinceramente non è arrivato qui da questa parte. Mi dispiace. Sì, ma fa parte del gioco, può piacere o non può piacere. Per noi la cosa fondamentale, io penso per chiunque voglia fare musica, è fare prima di tutto quello che ci si sente di fare, senza stare a pensare a quello che potrebbe piacere o meno alla gente che ti ascolta, altrimenti non si finirebbe mai più di ascoltare chi ti dà un consiglio, chi te ne dà un altro, e rischieremo di essere persone che in realtà non siamo. Quindi, con tutti i rischi che abbiamo voluto assumerci, però siamo abbastanza soddisfatti. Comunque ti ringrazio per i complimenti sia per le critiche, fa parte del gioco, ci sta e va bene così, insomma. Ma mi sembrava che Frankie volesse dire qualcos'altro. Passiamogli un attimo. Quello che hai detto è sacrosanto, cioè mai spersonalizzarsi. Non perdere però di vista, è brutto dirlo, però lo spettacolo serve. La musica va bene, ma serve anche comunicarla a qualcuno, perché se non c'è nessuno che ti ascolta, non hai ragione di esistere. Hai perfettamente ragione, però per fortuna magari c'è qualcuno in questa sala che può averlo gradito, lo spero almeno, altrimenti torneremo a casa con una bella delusione. Bene, perfetto. C'è una persona con il microfono in mano, anzi che vorrebbe il microfono in mano perché no, hai gradito. Io dissento completamente dal mio collega, amico, socio. No, quindi rimaniamo sui Bolivar. Sì, rimango un attimo sui Bolivar, perché in realtà, cerco di farla brevissima perché ci sono cose da dire sicuramente, però l'assegnazione delle cover, tu sai Gigi, questa volevo cosa non è stata fatta casualmente, non è stata per niente fatta a caso, cioè noi abbiamo pensato tutti qual era la caratteristica del gruppo e qual era il sassolino nella scarpa da inserirgli. Loro, diciamo che il difetto, tra virgolette, che l'altra volta l'avevamo trovato, che eravate un po' tra tanto mestieranti, nel senso un po' negativo del termine, cioè sapete molto fare molto bene il vostro lavoro, però troppo lavoro. Volevamo complicarvi la vita. E secondo me con Impressioni Settembre avete fatto centro totale per me, cioè l'avete semplificata portandola sul vostro mondo. È una canzone difficilissima da modificare, perché in realtà appunto non è una canzone con una struttura standard. Ma adesso vi devo interrompere perché andiamo a vedere il nuovo Cantariciclo. Parliamo di riuso, recupero, insomma la nuova vita degli oggetti. Cantariciclo.